Ora in slamistico, non lo stai facendo. Cosa vuoi aggiungere tu qualche cosa? Buonasera a tutti e benvenuti al nostro incontro di questa sera, un incontro estremamente interessante e che tocca un'area geografica senz'altro poco conosciuta qui da noi in Italia, però estremamente importante per quanto riguarda il mondo musulmano. Teniamo conto che l'Indonesia, il paese di cui parliamo questa sera, ha una presenza di più di 240 milioni di abitanti, di cui il 90%, se non di più, sono musulmani. Ecco, allora se mettiamo insieme tutti i musulmani presenti nel Medio Oriente, notiamo che i numeri sono molto differenti, insomma, ecco. Quindi è una presenza massiccia di una religione che è arrivata a partire dal 1300 in quelle zone, non certo in Indonesia, ma prima in Malesia, poi Indonesia, poi Filippine, e che quindi ha un passato storico molto importante, molto antico. In quella zona si sono costituiti sultanati, principati, prima principati, sultanati, e l'Islam è entrato attraverso un processo di islamizzazione sia attraverso i matrimoni che attraverso l'esperienza dei sufi in particolar modo, quindi mercanti che poi si sono sposati con donne native, soprattutto con le donne principesse, quindi di famiglia nobile, e poi ovviamente anche l'esperienza sufi è stata da veicolo in questo senso, no? Per una presenza musulmana. Quindi oggettivamente per noi che siamo in una realtà potremmo dire occidentale, quindi segnata dalla presenza della cultura ebraico-cristiana, indubbiamente il sud-est asiatico ha visto, oltre alle religioni, il buddismo, l'induismo, il taoismo, il shintoismo e così via, la presenza monoteista portata proprio dall'Islam come prima realtà in quanto tale. Il cristianesimo è arrivato leggermente più tardi, intorno al 500, prima metà del 500. Detto questo, il mio desiderio è proprio quello di affrontare una tematica oggi con i nostri ospiti che tocca alcuni aspetti del rapporto tra mondo musulmano e mondo moderno. Un tema piuttosto attuale qui da noi in Occidente, ma attuale anche nel sud-est asiatico. Siamo in realtà di società plurali, quindi società dove ci sono diverse culture, diverse religioni che interagiscono insieme, lo stesso vale per il sud-est asiatico. E quindi io le chiamo un po', come dire, realtà di frontiera in un certo senso, che pongono il problema dell'integrazione culturale e religiosa come fattore importante. E qui ovviamente si tocca il tema della libertà religiosa, la dimensione culturale della persona, e soprattutto anche un processo di democratizzazione di queste società. Oggi, qui da noi, innanzitutto lasciatemi presentare i funzionari dell'ambasciata indonesiana che sono venuti proprio a rappresentare l'ambasciatore Budi Arman Bahar. I rappresentanti sono Haji Nugraho e Hari Patriadi, che sono qui presenti con noi, proviamo qui alla vostra destra, e che hanno voluto in questo senso omaggiarci della presenza del professor Aziumardi, che appunto ci parlerà di questo tema così importante, che è qui alla mia sinistra. Un applauso anche per lui che è presente. Grazie. Il professor Yahya Pallavicini, che doveva essere con noi, presidente della Coreis, purtroppo oggi non può essere presente per un'otite molto grave, no? Ecco. Però abbiamo Nicola Is Abdal Haq Bernassi, che è appunto rappresentante della Coreis nella Commissione per l'Educazione del Comune di Milano, e si è laureato alla Ca' Fosca di Venezia in islamologia e lingua araba. Quindi sostanzialmente
è un pezzo da 90 qui da noi presente. Ecco, lui, un applauso anche a lui, lui avrà il compito appunto di introdurre il nostro relatore e soprattutto farci un quadro anche come introduzione alla nostra conferenza. Permettetemi solo di dare due indicazioni di quello che è il personaggio di appunto Azumar di Azra. È nato a Lubuk, a Lung, nell'isola di Sumatra occidentale indonese, il 4 marzo del 1955. Azumar di Azra è uno dei più importanti intellettuali e storici indonesiani. Già rettore della Jakarta State Islamic University, Syarif Hidayatullah, è considerato un pensatore e riformatore musulmano impegnato su tematiche che toccano il rapporto tra Islam e democrazia, quindi proprio centrato sul tema di questa sera, no? Il pluralismo culturale e religioso in Asia e il radicalismo islamico nel mondo arabo. Azumar di Azra è membro dei comitati consultivi di diverse organizzazioni internazionali, tra cui la UN Democratic Fund, UNDEF, che è un organismo sostanzialmente dell'ONU, in questo senso, e l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA, quindi un altro organo legato in ogni caso all'ONU. Quindi ha una, come dire, conoscenza internazionale del mondo musulmano, quindi non solo localizzata al sud-est asiatico, e tocca tematiche che sia in ambito arabo che in ambito occidentale che in ambito asiatico trattano il tema del rapporto tra democrazia, Islam, Islam e modernità e così via. Ecco, allora passo la parola a Issa per la sua presentazione. Prego. Grazie padre Nicelli, buonasera a tutti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vi porto i saluti dell'imam Yahya Pallavicini, che si dispiace di non poter essere tra noi questa sera per un problema di salute, ma ci trasmette i migliori auguri per questo incontro. Questo è uno degli incontri che insieme alla Biblioteca Ambrosiana, alla Coreis, la comunità religiosa islamica italiana e l'ambasciata della Repubblica d'Indonesia presso la Santa Sede stiamo cercando di organizzare qui a Milano da qualche anno per offrire al pubblico italiano delle opportunità di maggiore conoscenza del mondo islamico in tutti i suoi aspetti. Il padre Nicelli ha già sottolineato l'importanza dell'Indonesia come paese, come popolo e soprattutto come paese che ospita una grande presenza di musulmani. Storicamente e anche attualmente circa il 90% della popolazione indonesiana è musulmana e si tratta di un paese che è musulmano ma non è arabo e si tratta di un paese che si trova all'estremo oriente e questa è un'opportunità molto importante, ossia cercare di conoscere come una tradizione religiosa monoteista come l'Islam, come terza rivelazione del monoteismo abramico dopo l'ebraismo e il cristianesimo, si sia potuta radicare e sviluppare e sostenere in maniera armoniosa lo sviluppo di una civiltà come la civiltà del sud-est asiatico. E potremo anche vedere come, al di là dei cattivi modelli che vengono presentati forse purtroppo attualmente dai mezzi di comunicazione, esistono invece dei modelli interessanti e intelligenti di riuscita integrazione delle comunità religiose nei vari contesti del mondo contemporaneo, in Oriente come in Occidente, e di come in questi contesti laici e non per forza né confessionali né secolari, come sentiremo dalla presentazione del professor Asiumardi, è possibile un riconoscimento della presenza religiosa nelle sue varie forme che consenta la libera e la degna espressione della fede nell'unico Dio all'interno della società. E questo può costituire, pur nelle differenze che dovremo tracciare tra quello che è la storia, il contesto, la lingua e la cultura di un paese come l'Indonesia, può costituire un valido tema di confronto per
cercare di trovare noi qui in Occidente, in Italia, a Milano, dei modelli per riuscire in questo processo di integrazione che ormai sta andando avanti da alcuni decenni, che dovrebbe, noi ci auspichiamo, portare a una visibilità e a una riconoscibilità delle tradizioni religiose qui in Europa, in un contesto laico, ma nel pieno rispetto della dignità di ciascuno. E in questo caso soprattutto diventa fondamentale il dialogo tra ebraismo, cristianesimo e Islam. Il professor Asiomardi, come ha già introdotto padre Nicelli, è uno dei principali intellettuali e storici attualmente che operano in Indonesia. È stato per ben due mandati il rettore della Sharif Hidayatullah State Islamic University a Jakarta, la capitale dell'Indonesia. Pensate che l'Indonesia è un paese che è unito, ma raccoglie all'incirca 17.000 isole, e quindi potete ben capire anche simbolicamente quale possa essere lo sforzo di tenere l'unità nel rispetto della diversità anche su un piano geografico, oltre che su un piano delle idee della società. Ed è un paese che ha anche una ricca presenza di diverse confessioni religiose, come sentiremo sempre dal professore Asiomardi. Io vorrei semplicemente, nel dare l'inizio e nell'augurare il miglior ascolto per la lezione del professore Asiomardi, invitarvi a individuare delle possibili piste, di dialogo e di confronto, affinché l'esperienza indonesiana possa essere di ispirazione per quello che è il nostro lavoro qui in Occidente, a Milano, dove si sta cercando di lavorare per una dignità del pluralismo religioso, non soltanto dal punto di vista numerico, ma soprattutto dal punto di vista intellettuale, del contributo che l'intellettualità religiosa può dare alla società contemporanea. Buon ascolto, e la presentazione del professor Asiomardi sarà accompagnata dalla proiezione di alcune slides che abbiamo tradotto in lingua italiana, mentre la lezione del professor Asiomardi sarà in lingua inglese. Nel caso ci fosse necessità di chiarimenti su alcuni contenuti, ci sarà spazio nel momento successivo alla lezione, cioè nel dibattito che ne seguirà. Buon ascolto. Thank you very much. Very good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to thank Imam Yahya and Brother Nicola Issa for bringing me to Milan, and also, of course, to Professor Nicelli, and also to the President of Academia Biblioteca Ambrosiana for giving me opportunity to talk about a special subject on Islam, religious freedom, and human rights. Yeah. And of course, the subject is very wide, yeah? Islam, and then religious freedom and human rights. Very big, very wide subject. But I will try to speak in a more specific way. First, we are going to talk about why we need religious freedom. So, please. The needs for religious freedom and or religious liberty. First of all, because of the increased globalization. People say that now we live in a borderless world. Because now we are having more contacts among people of different political systems, different cultural tradition, socio-cultural tradition, and also different religious, or even also irreligious, if not atheism, attachment. Yeah.
And then we at the same times we are also having different and sometimes conflicting tendencies. Different but also conflicting tendencies each other. We are having increased religious attachment. In fact, in the last two decades, people are talking about religious revivalism, revival of religion. But initially, actually, in the U.S., in America, since the time of President Ronald Reagan, and then we are having in America, for instance, more and more born again Christians. That's the phenomenon in the U.S. I don't know in Europe. I think in Europe, some people said that American are more religious compared to European. I don't know, Professor Nicelli. Yeah. And this religious revivalism contribute to the rise of fundamentalism, religious fundamentalism. First, following religious revival in the U.S., you have Protestant fundamentalism. Up until now, there is still a bitter contestation, bitter debate among Americans, particularly during presidential election between pro-life and pro-choice. Pro-life meaning Christian fundamentalists who feel that we should keep the baby. That's pro-life and pro-choice. Pro-choice whether you are going to have abortion or not, that's your own right. Yeah. That's debate in the US up until now. So we have increased religiosity, but at the same time you have also increased irreligiosity or unbelieving. Do not believe in God. Do not believe in religion. Impact also atheism. Even more than that, hostile to religion. Some kind of hostility to religion. Because these people, these irreligious people, even argue that some of the problem we are facing today actually comes from religion. This is some of the argument. So we have religious fundamentalism on the one hand, but on the other hand, we have also irreligious fundamentalism, atheistic fundamentalism, or probably you can call it liberal fundamentalism on the one hand, and then you have liberal, religious, literal, religious fundamentalist fundamentalism on the other hand. They are conflicting each other in many parts of the world. Yeah? In Western world, as well as in non-European, non-American world, in Asia, including also in Indonesia, in my country. Now, during this time, we are still having also transgression of human right, transgression of liberty, whether it is blatant or hidden, whether it is exposed, open, to the public or hidden, not very open. You still have this kind of transgression of religious freedom and liberty and human right at the same time. Next. So that's basically introduction. And then if we want to discuss Islam and religious freedom and liberty, I would like to say first that Islam has been and still is misperceived, wrongly perceived by some people as religion that does not respect religious freedom and human right. These are some of the perception, particularly in the West, that Islam does not respect religious freedom. While of course, if you look at the Quran, this one of the I think the most important source of Islam is Quran,
And Quran upholds religious freedom of liberty. In Arabic it is said Huriyatul Aqidah, freedom of liberty, freedom of belief, or Huriyatul Diniyah, freedom of religion. And then the Quran also makes it obligatory for Muslim to respect religious freedom. There are some verses of the Quran on religious freedom. First, there is a verse in the Quran stating that there is no compulsion in religion. There is no compulsion in religion. You should not compulse. You should not force people to adhere to any religion. There are some other verses in the Quran. Islam and Muslim in general have no problem with the principle of religious freedom and human rights as outlined in the UN Charter on Human Rights. So in general, Muslim accept this religious freedom in UN Charter of Human Rights. If we look at the experience of Prophet Muhammad in Medina state, of course, the Prophet Muhammad introduced Islam, preached Islam in Mecca, but he was opposed strongly by the Quraysh, a tribe called Quraysh. So he migrated to Medina. And in Medina, the Prophet established a city-state, a Medinan city-state. And if you look to the saying of the Prophet, the tradition or hadith of the Prophet Muhammad, you can also find many hadith, many Prophet tradition emphasize the importance of religious freedom. In fact, as the ruler of Medinan state, the Prophet Muhammad enacted the Medinan constitution. Medinan constitution in Arabic called Al-Mithaq Al-Madinah. It is called by many Western scholars like Montgomery Ward, Professor Dellett Montgomery Ward of Edinburgh University in Scotland, called this Al-Mithaq Al-Madinah as a Medina constitution that guaranteed, this Medinan constitution guaranteed the freedom of conscience. People in Medina were free to adhere to any religion. Because in Medina you can find at a time Jewish people, there are some Jewish people, and then also not far from Medina also Christians. So Medina constitution outline the freedom of conscience, freedom of religion, and also protection of life. So all people were protected by the state, regardless of their religion, regardless of different religion. And also property for all subjects. Their property was not taken away by the Muslims. So these are all some of the principle that was practiced by the Prophet Muhammad, regardless of the religion of the subject of the citizen of Medina state, that is Muslim, Jewish, and Christians. According to one American sociologist of religion named Robert Bella, he passed away not long time ago. He said that Medina constitution was too modern for its time, long before the adoption of UN Charter of Human Rights. Long time ago, in the 7th century of common era of Christian era. Because if you look at the UN Charter on Human Rights, you can also find protection of life, freedom of conscience, protection of life, and protection of property. The same with the Medinan Constitution. But the experience of the Medinan state, fell after the death of the Prophet Muhammad. Why? Because this Arab Muslim returned to tribalism.
tribalism is very strong. In fact, social basis of Middle Eastern Islam, of Arab Islam, is tribalism and family. So now you can still have certain Arab countries that are in conflict, terrible conflict, basically tribal conflicts. What you have in, for instance, in in Libya, also in Syria and in Lebanon, in the Yemen, conflict because of tribalism, strong tribalism. And of course, another basis of Arab society is family. So you still can find some countries in the Middle East that is based on family, like Saudi Arabia, Qatar, and other countries in the Gulf that is based on family. So the experience fell after the return of tribalism, and tribalism is still strong, even today, created a lot of conflict. So this is a different matter that we are not going to discuss today. But if we look at the opinion, the view of the ulama related to the freedom of religion and human right, bulk majority of the ulama is a Muslim religious scholar who are expert in Islamic religious sciences and also lead the Muslim community, let down elaboration of the Quranic teachings on religious freedom that should be enforced, should be enforced by the rulers. So they formulated a detailed regulation in fiqh. Fiqh is Islamic jurisprudence. They elaborated the concept, the teaching of human rights in the fiqh, in the Islamic jurisprudence. And then they, particularly modern ulama, modern scholars, now accept UN Charter of Human Rights. And of course, there are some modern Muslim scholars, Muslim ulama, Muslim religious scholars that do not accept religious freedom. There are some of them, limited number, a handful of the ulama, particularly literal-minded ulama, do not accept but majority, we talk about majority, and majority of the ulama accept, but a number, few of them do not accept. So that's tiny minority of ulama maintain this ulama who oppose, who do not accept human rights, maintain that conversion from Islam to another religion is murtad. So there is no freedom of religion basically for this ulama, because if you convert, if a Muslim convert to another religion, let's say to Catholicism, it is called murtad. Murtad is apostasy. If you are murtad and you are liable to be killed, you are liable to death, to be punished, to have a cardinal punishment, to be killed. This is a minority opinion of the ulama. I think also in some countries like in Malaysia, he visited Malaysia. Professor Nishali visited Malaysia. In Malaysia, it is not allowed, Muslim are not allowed to convert to any other religion because Islam is the official religion of the state. So murtad is not allowed. It is a legal case in Malaysia. But in Indonesia, confession from one religion to another is free. You are free to convert from Islam to Christianity, to Catholicism, to Protestant, or vice versa, from Catholicism to Islam. There is no problem. It is not legal problem in Indonesia, because the law on apostasy, the minority opinion of the ulama about apostasy, about murtad, is not applicable in Indonesia. It's not adapted in Indonesia. So that's why in some, for this tiny minority of the ulama, those Muslim who convert to any other religion
is murtad, and then that's make them that they are liable to death sentence, to capital punishment. But now most Muslim scholars give new interpretation of murtad, modern ulama, progressive ulama, stating that basically Muslim you know, can have freedom, yeah, have a freedom to change religion, yeah. Most Muslim countries do not make religious confession as legal matter. I already said that, but I think in Malaysia, in Pakistan, or in Saudi Arabia, Muslim are not allowed to convert to any other religion. But in some other countries like Indonesia, I think also Turkey and countries in the Maghreb, in North Africa, there is no problem with the conversion, with the changing of religion. Now, furthermore, we can discuss about the human rights, freedom and responsibility. Yeah? Majority of the ulama, Muslim religious scholars, emphasize the balance between individual rights and public rights. So you have basically individual rights, personal right, but at the same time you have to respect rights of the other, of other people. You have a right to pray, for instance, but you need to pray in a place that would not disturb other people, because other people also has the right to do something or to practice their religion. So basically there should be a balance between individual freedom and public rights. So that's that, you have to respect public rights, not only individual rights. Islam in line with the UN Charter, I already mentioned, UN Charter Article 1 and 2, that emphasize the freedom, equality, and dignity of human person. Every human person has a freedom. They are in equal position to each other. In fact, in the Quran, there is no Muslim men and Muslim women are in equal position. Equal position. Basically, in the Quran, there is no segregation of women. There is no domestication of women. If you look in some Muslim communities, women are segregated, and then this is related mostly to culture, to social and cultural tradition. In some Arab countries, women are not allowed to have their own bank account, for instance. This is, of course, in this respect, women not equal. If you